Tommaso Ragno legge il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Che tristezza, mormorò Dorian Gray con lo sguardo fisso sul quadro. Che tristezza, diventerò vecchio, orribile, spaventoso, e questo ritratto rimarrà per sempre giovane, come in questo giorno di giugno. Se potesse essere il contrario, se fossi io a rimanere giovane in eterno e il ritratto a invecchiare, per questo... darei qualsiasi cosa. Sì, non c'è niente al mondo che non darei. La mia stessa anima! Tu non saresti certo felice di una soluzione del genere, vero, Basil? Esclamò Lord Henry ridendo. Bel guaio per il tuo lavoro! Mi opporrei con tutte le mie forze, Harry, disse Howard. Dorian Gray si voltò a guardarlo. Ne sono convinto, Basil. Ami più la tua arte dei tuoi amici. Per te, io valgo quanto una statuina di bronzo verde e forse anche meno. Il pittore lo fissò sorpreso. Non era da Dorian parlare così. Cos'era successo? Sembrava molto irritato. Il volto acceso, le guance in fiamme. Sì, continuò. Valgo meno del tuo Hermes di avorio o del tuo fauno di argento. Quelli ti piaceranno sempre, ma per quanto ancora ti piacerò io? Fino a quando non comparirà la prima ruga, immagino. Ora capisco che perdendo la bellezza, quale che essa sia, si perde tutto, me l'ha insegnato questo tuo ritratto. Lord Henry Wotton ha perfettamente ragione. La gioventù è l'unica cosa che vale la pena di possedere. Quando scoprirò di invecchiare, mi ucciderò. Basil impallidì e gli prese la mano. Dorian, Dorian, esclamò, non parlare così. Non ho mai avuto un amico come te e mai ne avrò un altro. Tu non sei geloso degli oggetti, vero? Tu, che sei tanto più bello di loro. Sono geloso di qualunque cosa la cui bellezza non muoia. Sono geloso del ritratto che hai dipinto. Perché dovrebbe conservare ciò che io sono condannato a perdere? Ogni momento che passa ruba qualcosa a me e la dona a quell'immagine, o se solo potesse essere il contrario. Se fosse il ritratto a mutare e io a rimanere per sempre quello che sono. Perché lo hai dipinto? Un giorno si farà beffe di me, orribilmente! Lacrime ardenti gli riempirono gli occhi. Liberò la mano da quella di Basil e, lasciandosi cadere sul divano, nascose il volto nei cuscini come in preghiera. «Questo è in merito tuo, Harry», disse il pittore con tono amaro. Lord Henry si strinse nelle spalle. «È il vero Dorian Gray? Ecco tutto!» «Non è vero. Se non è vero, che colpa ne ho io?» «Avresti dovuto andartene subito quando te l'ho chiesto», mormorò il pittore. «Sono rimasto quando mi hai pregato di rimanere», fu la risposta di Lord Henry. «Harry, non voglio discutere con i miei due migliori amici, ma siete riusciti a farmi odiare il mio lavoro più bello. Lo distruggerò. Non è altro che tela e colore. Non voglio che entri nelle vite di noi tre e le rovini». Dorian Gray sollevò dal cuscino la testa dorata e col volto pallido e gli occhi bagnati di lacrime lo guardò avvicinarsi al tavolo da lavoro dietro le alte tende della finestra. Cosa voleva fare? Le dita frugavano nella confusione di tubetti e di pennelli asciutti alla ricerca di qualcosa. Sì, cercavano la lunga spatola dalla flessibile lama d'acciaio. Trovata, finalmente. Stava per lacerare la tela. Con un singhiozzo soffocato il ragazzo balzò dal divano e, precipitandosi su Basil, gli strappò la spatola dalle mani e la scagliò in fondo allo studio. «No, Basil! Non farlo!» gridò. «Sarebbe un assassinio!» «Sono felice che tu dia finalmente segno di apprezzare il mio lavoro, Dorian», disse il pittore con voce gelida dopo essersi riavuto dalla sorpresa. «Non l'avrei mai creduto. Apprezzare? Me ne sono innamorato, Basil. È parte di me. Lo sento. Bene. Appena asciutto, verrai verniciato, incorniciato e mandato a casa. E poi potrai fare quello che più ti aggrada di te stesso». Traversò la stanza e suonò il campanello. «Te è vero, Dorian? E anche tu, Harry? O hai qualche cosa a che ridire su questi semplici piaceri?» «Adoro i piaceri semplici», disse Lord Henry. «Sono l'ultimo rifugio del complicato». Si sentì bussare alla porta e il maggiordomo entrò con un vassoio da tè che posò su un tavolino giapponese.
Si sentì il tintinnio di tazze e piattini e il sibilo di un samovar georgiano dai fianchi scanalati. Entrò un servitore, portando due vassoi di porcellana cinese con un coperchio a cupola. Dorian si alzò e servì il tè. I due uomini si avvicinarono pigramente alla tavola e guardarono sotto i covri vivande. «Perché non andiamo a teatro stasera?» disse Lord Henry. «C'è sicuramente qualche cosa da vedere. Ho promesso a una persona di cenare da White, ma si tratta solo di un vecchio amico. Posso mandargli un telegramma dicendo che sono malato o che non posso raggiungerlo per via di un impegno precedente. Sarebbe una scusa molto carina, candida e sorprendente. È una tale noia mettersi i vestiti da sera», brontolò Hallward. «E quando uno ce li ha addosso sono così brutti». «Sì», rispose Lord Henry con aria sognante. «L'abito del XIX secolo è abominevole. È cupo e deprimente. Nella vita di oggi il peccato è l'unico elemento di colore che ci è rimasto. Non dovresti dire queste cose davanti a Dorian, Harry». «Davanti a quale Dorian? Quello che ci sta versando il tè o quello nel ritratto?» «Tutti e due. Vorrei venire a teatro con voi, Lord Henry», disse il ragazzo. «E allora ci verrete. E anche tu, Basil, vero?» «No, non posso. Sarebbe meglio di no. Ho ancora molto lavoro». «Dunque, voi ed io andremo da soli, signor Gray. Mi piacerebbe moltissimo». Il pittore si morse le labbra e con la tazza da tè in mano si avvicinò al ritratto. «Io rimarrò col vero Dorian», disse malinconico. «E quello, il vero Dorian?» chiese l'originale del quadro andandogli incontro. «Sono davvero così?» «Sì, sei proprio così». «Che meraviglia, Basil!» «O perlomeno sei così, in apparenza. Ma il ritratto non cambierà mai», sospirò Hallward. «È già qualcosa. Quanto chiasso fa la gente sulla fedeltà!» esclamò Lord Henry. «Anche in amore è puramente questione di fisiologia. La nostra volontà non c'entra per nulla. I giovani vogliono essere fedeli e non lo sono. I vecchi vorrebbero essere infedeli e non ci riescono. Non c'è altro da dire». «Non andare a teatro stasera, Dorian», disse Basil. «Rimani a cena da me». «Non posso, Basil». «Perché?» «Perché ho promesso a Lord Henry Wotton di andare con lui». «Non credere di piacergli di più solo perché sei fedele alla promessa. Le sue non le mantiene mai. Ti chiedo di non andare». Dorian Gray rise, scuotendo il capo. «Ti supplico». Il ragazzo esitò e cercò con lo sguardo Lord Henry, che, seduto al tavolino da tè, li osservava con un sorriso divertito. «Devo andare, Basil», rispose. «Molto bene», disse Basil, posando la tazza sul vassoio. «Si è fatto tardi e visto che dovete prepararvi, è bene che non perdiate altro tempo. Arrivederci, Harry. Arrivederci, Dorian. Vieni a trovarmi presto. Domani. Certamente. Non te ne dimenticherai». «No! Certo che no!» esclamò Dorian. «E... Harry?» «Sì, Basil?» «Ricorda la preghiera che ti ho rivolto quando eravamo in giardino stamattina?» «Non me ne ricordo più». «Ho fiducia in te». «Vorrei poter avere io fiducia in me stesso», disse Lord Henry ridendo. «Venite, signor Gray, la mia carrozza è qui fuori, vi accompagno a casa. Arrivederci, Basil, è stato un pomeriggio molto interessante». Appena la porta si fu chiusa alle loro spalle, il pittore si lasciò cadere sul divano mentre un'espressione di sofferenza gli affiorava sul volto. Alle 12:30 del giorno dopo, Lord Henry Wotton, lasciata a Curzon Street, si diresse senza fretta all'Albany. Andava a fare visita allo zio, Lord Fermor, un vecchio scapolo gioviale, anche se un po' burbero, che il mondo chiamava egoista perché non derivava da costui alcun beneficio, ma che la buona società chiamava generoso, perché invitava a pranzo la gente che lo faceva divertire. Suo padre era stato ambasciatore inglese a Madrid, quando Isabella era giovane e non si pensava ancora a Prim. Aveva poi lasciato il servizio diplomatico in un momento di cattivo umore dopo che non gli era stata offerta l'ambasciata a Parigi. Era convinto di avere pieno diritto al posto per nascita, indolenza, l'ottimo inglese dei suoi rapporti e una disordinata passione per il piacere. Il figlio, che era suo segretario, aveva dato le dimissioni insieme al padre, gesto sciocco, si disse allora, ed ereditando il titolo qualche mese più tardi si era messo d'impegno a studiare la grande arte aristocratica di non fare assolutamente niente.
Pur possedendo due grandi case in città, preferiva vivere in camere d'affitto per scansare ogni complicazione. Pranzava quasi sempre al suo club. Ogni tanto si occupava dell'amministrazione delle sue miniere nelle Midlands. Di questa pecca di industriosità si scusava, dicendo che uno dei vantaggi del carbone consisteva nel concedere a un gentiluomo il privilegio di bruciare legna nel suo camino. In politica era un Tory, eccezion fatta per quando i Tories erano al governo. Allora li insultava violentemente chiamandoli una masnada di radicali. Era un eroe per il suo domestico che lo tiranneggiava e il terrore di tutti coloro che lo conoscevano che egli a sua volta tiranneggiava. Avrebbe potuto nascere solo in Inghilterra, ma il paese, secondo lui, andava in malora. I suoi principi erano antiquati e sui pregiudizi ci sarebbe stato molto da dire. Entrando nella stanza, Lord Henry trovò lo zio, vestito di un ruvido abito da caccia, che fumava la pipa bofonchiando immerso nella lettura del Times. «Ah, Harry!» disse il vecchio signore. «Come mai fuori di casa così presto? Pensavo che i dandy non si svegliassero mai prima delle 2 e non si facessero mai vedere prima delle 5». «Affetto familiare puro e semplice, ti assicuro, zio George. Voglio qualcosa da te». «Denaro, immagino», disse Lord Fermor storcendo la faccia. «Siediti e racconta. I giovani al giorno d'oggi credono che il denaro sia tutto». «È vero», disse Lord Henry, aggiustandosi l'asola della giacca. «E poi, quando diventano vecchi, se ne convincono, ma io non voglio denaro. Solo chi paga i conti ne ha bisogno, zio George, e io i miei non li pago mai». L'unico capitale di un figlio cadetto è il credito, e su quello si può vivere comodamente. Io poi mi servo sempre dai fornitori di Dartmoor, e non ho seccature, no. Ho bisogno di informazioni. Inutili, naturalmente. Beh, posso dirti tutto quello che c'è in Blue Book, Harry, anche se di questi tempi quella gente scrive un cumulo di sciocchezze. Quando ero nel servizio diplomatico le cose andavano molto meglio, ma ora ho sentito dire che ci vuole un esame per entrare. Gli esami, caro signore, sono una truffa, dall'inizio alla fine. Se uno è un gentiluomo, sa quanto basta, e se non lo è, quello che impara non gli fa bene. Dorian Gray non è nei Blue Books, zio George, disse Lord Henry languidamente. Dorian Gray? Chi è? Chiese Lord Fermor, aggrottando le folte sopracciglia bianche. È quello che vorrei sapere, zio George, o meglio, so chi è. È il nipote dell'ultimo Lord Kelso. Sua madre era una Devereux, Lady Margaret Devereux. Voglio che tu mi dica com'era. Chi aveva sposato? Ai tuoi tempi hai conosciuto tutti e può darsi che tu abbia incontrato anche lei. Sono molto incuriosito da Dorian Gray in questo momento. Mi è stato appena presentato. Il nipote di Kelso. Il nipote di Kelso. Ma certo! Conoscevo benissimo sua madre. Se non sbaglio, credo di essere stato al suo battesimo. Era una donna di straordinaria bellezza, Margaret Devereux. Fece impazzire tutti gli uomini quando fuggì con un giovanotto spiantato, un nulla. Un subalterno in un reggimento di fanteria o qualche cosa del genere. Ma certo, mi ricordo tutto, come se fosse accaduto ieri. E quel poveretto morì in un duello a Spa, pochi mesi dopo il matrimonio. Sotto pare ci fosse una brutta storia. Si disse che Kelso aveva assoldato un avventuriero, un belga mascalzone, perché insultasse in pubblico suo genero. Lo pagò, caro mio, lo pagò, e quell'uomo lo infilzò come un piccione. La cosa fu messa a tacere, ma per bacco. Dopo quella storia, Kelso mangiò da solo al club per molto tempo. Dicono che si fosse ripreso la figlia con sé, ma che lei non gli aveva più rivolto la parola. Eh sì, brutta storia. Anche lei morì, dopo meno di un anno. Aveva un figlio, mi dici? Me ne ero dimenticato. E che tipo è? Se assomiglia alla madre, deve essere un bel ragazzo. È molto bello, assentì Lord Henry. Speriamo che cada nelle mani giuste, proseguì il vecchio signore. Dovrebbe avere un sacco di soldi se Kelso ha fatto le cose come si deve, anche se sua madre era ricca. Tutta l'eredità a Selby finì a lei per via del nonno. Anche lui odiava Kelso. Lo considerava un cane rognoso. Beh, è vero, peraltro. Venne a Madrid una volta, quando c'ero anch'io, per bacco c'era da vergognarsi. La regina mi chiedeva sempre chi era quel nobile inglese che litigava sempre con i vetturini per il prezzo della corsa. Anche quella diventò una storia. Per un mese non ebbi il coraggio di farmi vedere a corte. Spero che il nipote sia stato trattato meglio di quei flaccherai. Non so, rispose Lord Henry, ma
Penso che il ragazzo sarà ricco in futuro. Non è ancora maggiorenne, anche se ha Selby, questo lo so. Me lo ha detto lui e sua madre era molto bella. Margaret Devereux è stata una delle creature più belle che io abbia mai visto, Harry. Cosa diavolo l'abbia spinta a comportarsi a quel modo, non sono mai riuscito a capirlo. Avrebbe potuto sposare chiunque avesse voluto. Carrington aveva perso la testa per lei, ma era una donna romantica, come tutte quelle della sua famiglia. Gli uomini non valevano niente, ma le donne, perbacco, meravigliose. Carrington la supplicò in ginocchio, me lo disse lui, lei si fece una risata e bada, che non c'era una ragazza in tutta Londra che non gli corresse dietro. A proposito di matrimoni stupidi, Harry, cos'è questa sciocchezza che mi ha raccontato tuo padre? Dartmoor che vuole sposare una ragazza americana. Le inglesi non gli vanno bene. In questo momento va molto di moda sposare le americane, zio George. Io, comunque, punto sulle inglesi contro il resto del mondo, disse Lord Fermor battendo il pugno sul tavolo. Ma le americane sono favorite. Non durano, mi si dice, bofonchiò lo zio. Un fidanzamento lungo le esaurisce, ma sono formidabili nella corsa a ostacoli. Prendono le cose al volo. Non credo che Dartmoor avrà fortuna. E da che famiglia viene? Brontolò il vecchio signore, ammesso che ne abbia una. Lord Henry scosse il capo. Le ragazze americane sono furbe a nascondere la loro famiglia, quanto le inglesi a occultare il loro passato, disse alzandosi per prendere commiato. Magari suo padre vende carne in scatola. Lo spero, zio George. Per il bene di Dartmoor. Mi hanno detto che in America vendere carne in scatola è il mestiere più redditizio dopo la politica. È carina. Si comporta come se fosse bella, molte americane fanno così. È il segreto del loro fascino. Perché queste americane non rimangono al loro paese? Dicono tutti che è il paradiso delle donne. Appunto. E questa è la ragione per cui, come Eva, non vedono l'ora di uscirne, disse Lord Henry. Addio, zio George. Farò tardi a colazione se mi trattengo ancora. Grazie per avermi dato le informazioni che volevo. Mi piace sapere tutto dei miei nuovi amici e niente di quelli vecchi. Dove sei a colazione, Harry? Da zia Agatha. Mi sono invitato da solo, insieme al signor Grey e il suo ultimo protégé. Di a tua zia Agatha, Harry, di non seccarmi più con le sue opere di beneficenza, ne ho fin sopra i capelli. Quella brava donna crede che io non abbia altro da fare che firmare assegni per le sue stupide manie. D'accordo, zio George, glielo dirò, ma non avrà effetto. I filantropi finiscono per perdere ogni senso di umanità, è la loro caratteristica più evidente. Il vecchio signore brontolò la sua approvazione e suonò il campanello per chiamare il domestico. Tommaso Ragno ha letto Il ritratto di Dorian Gray, di Oscar Wilde.